Ciao a tutti e ben ritrovati su Dentro la Scatola per un nuovo unboxing. Oggi, come potete vedere, il set è un pochettino diverso, questo perché vi voglio fare un veloce unboxing di questo turno di guardia, qui nella sua edizione deluxe. Titolo di Todd Walsh per 1 o 4 giocatori della durata indicativa di circa 60 minuti a partita. Qui nella sua edizione, tra l'altro, italiana a cura di Jochi X, che devo tra l'altro ringraziare per avermi fornito questa copia per potervene parlare e non vedevo l'ora appunto di aprirvela perché è un titolo che mi intriga davvero tantissimo. Si tratta di un titolo ad ambientazione fantasy, un cooperativo nel quale i giocatori sostanzialmente devono difendere un fuoco in mezzo a una foresta, quindi davvero molto interessante. Sono davvero curioso di vedere i materiali di questa edizione deluxe insieme a voi, per cui direi senza ulteriori indugi di andare a vedere che cosa c'è dentro la scatola, cosa mai banale perché sapete le mie difficoltà. Vediamo un po' di riuscire ad aprirlo. Molto bene, si apre molto facilmente. Per cui sigla e ci vediamo qui tra poco. Benissimo, eccoci nuovamente insieme, un'occhiata doverosa a questa scatola che come vedete è un pochino specchiante, tra virgolette, mi vedete appunto nel riflesso, decisamente poco amichevoli questi tizi. Sul retro niente, vedete appunto solo lo simbolo, appunto il logo della Jochi X e niente, direi senza ulteriori indugi di andare a vedere che cosa c'è dentro la scatola che si sfila di questa edizione deluxe, mettiamo da parte, e questa invece è la scatola vera e propria del gioco, quella dell'edizione standard se vogliamo. Molto bella questa scatolina che credo di intuire che sia magnetica, esatto. Sul retro abbiamo una breve descrizione e anche una brevissima panoramica di alcuni materiali di gioco. Perfetto. Lo rigiriamo e vediamo dentro la scatola che cosa ci attende. Allora, abbiamo molto bello questo che secondo me fa parte comunque del gioco, questa sorta di mini tabellone. Molto bello. Io ho visto appunto i materiali dell'edizione inglese e diciamo che questi non hanno nulla da invidiarvi. Vedete appunto il regolamento, devo dire scritto abbastanza fitto, se vogliamo. Davvero, mi aspettavo un regolamento forse un filino più snello, però sono sostanzialmente una ventina di facciate con sul fondo una piccola scheda riepilogativa. Proseguiamo, abbiamo qui una serie di materiali all'interno di questa Ziploc. Vediamo, vabbè, il silica gel direi che lo possiamo tenere via. Abbiamo questi, vediamo se riusciamo a metterli a fuoco. Questi materiali molto belli di legno, molto ben intagliati, mi piacciono davvero molto questi fuocherelli e queste sorte di mini monetine, non so poi dopo il loro vero e proprio utilizzo. Proseguiamo, abbiamo dadi, classici dadi di vari colori in plastica, me ne è caduto già uno e iniziamo molto male, vediamo di recuperarlo prima di perdere pezzi. Molto belli questi dadi. Classici dadi a sei facce in tre colori diversi. Proseguiamo. Altri dadi, questi sono dadi a otto facce, vedendoli così. Sempre di plastica, ma davvero di ottima, ottima fattura. Mi piacciono davvero moltissimo, fanno anche un ottimo effetto in mano. Haha, sono felice. Quanti sacchettini? Quattro, no, tre. Sono stato troppo ottimista. Tre sacchettini. Proseguiamo, abbiamo un po' di carte qua e là, direi di aprirle insieme. Vediamo un po' queste carte che cosa sono. Se riuscissi ad aprirlo, cosa mai banale. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vediamole insieme. Se decidesse di mettere un po' a fuoco la videocamera. Carte davvero di eccellente qualità, mi piacciono davvero moltissimo, ottima qualità, piccoline ma sicuramente funzionali. Altre carte qui, questa volta nelle classiche bustine da aprire, sempre di eccellente fattura.
Davvero molto molto belle queste carte. E mi piacciono molto anche i disegni di questo gioco. Davvero li trovo molto molto ben fatti. Molto molto bello anche questo. Proseguiamo. Abbiamo poi un altro mazzetto di carte qui dentro. Vediamo di vedere, queste sono carte di volume, di dimensione un po' maggiore. Vediamole un po'. Cerchio di evocazione, anche qui davvero che qualità eccellente proprio. E disegni sempre davvero bellissimi. Vediamo qui. La pantera fantasma, il druido nero. Molto molto belli questi disegni, mi piacciono sempre di più. Poi proseguendo abbiamo un altro mazzo di carte, sempre della medesima dimensione, vediamo di capire dove si può aprire. Vediamo un po'. Scherzavo, no, sì, forse ce la facciamo. No, non ce la facciamo. Ce la faremo, ce la faranno i nostri eroi. Sì, che ce la fanno, eccoci qua. Sempre queste carte davvero molto molto belle, sempre se riuscissimo a mettere a fuoco. Niente, oggi si vede che l'ho fatto, ho voluto farlo un po' di fretta questo unboxing e davvero ogni tanto mi capitano cose brutte. Tra l'altro fa anche molto molto caldo oggi, quindi mi tocca. Sono qui dietro la telecamera che sudo, però è davvero un piacere vedere un gioco così ben fatto. Davvero non mi aspettavo questa qualità così, così elevata, cioè, o meglio, mi immaginavo, però non mi aspettavo l'edizione deluxe, quindi davvero bellissima. Materiali davvero di ottima qualità. Tra l'altro vi segnalo che la Giochi X ha sul proprio sito delle copie disponibili già da subito, quindi se volete andarle a dare un'occhiata, assolutamente fate un giro e vedete un po' se può fare al caso vostro. Io spero di giocarlo quanto prima. Mamma mia, che bei disegni e che belle carte, ribadisco. E infine sul fondo della scatola abbiamo queste che credo che non escono. Niente, non escono. Ok, no, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo queste che sono sostanzialmente delle le schede personaggio. Ma non riesco a tirarle fuori. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Sono appunto tutta una serie di schede personaggio che appunto vedete che sono qui dentro questa sorta di scheda, questa sorta di busta trasparente. La apriamo. Infatti ce ne sono due al suo interno, il paladino e il bardo. Vedete appunto i vari spazi sul retro. Il riassunto delle sequenze di gioco, davvero molto belli questi disegni, sempre belli, è un piacere davvero vedere disegni così ben fatti. Sapete quanto mi piacciono i disegni ben fatti in un gioco da tavolo? Il ranger, il cacciatore, il guerriero, il ladro, il mago. Qui ci sono anche parecchi personaggi e il chierico. Belle queste plancettine e appunto sul fondo, come potete vedere dalla scatola, ho come proprio la sensazione che la scatola stessa sia il tabellone di gioco. Per cui che dire, questo era l'unboxing di Seta Watch di Turno di Guardia. Io sono davvero molto contento di averlo fatto insieme a voi di questa edizione deluxe. Un grazie ancora alla Giochi X per avermi fornito questa copia per potervela mostrare appunto in anteprima. Naturalmente, se lo riuscite a provare e volete farmi sapere che cosa ne pensate, potete scrivere qui oppure potete aspettare la recensione che spero di fare quanto prima, proprio perché spero di intavolarlo quanto prima. Io naturalmente vi ringrazio come sempre per aver visto un altro unboxing, un altro video di Dentro la Scatola. Vi ricordo di iscrivervi, di cliccare mi piace, di cliccare anche sulla campanella qua sotto, appunto, per non perdere mai neanche un video tra quelli che pubblichiamo. Vi invito anche, se vi va, ad iscrivervi alla pagina Facebook,
al canale Telegram e anche sull'account Instagram, in modo tale da non perdere proprio nessuno dei nostri aggiornamenti. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.